un'interrogazione al Ministero dello Sviluppo Economico e delle Finanze sul tema Poste, presentato dalla senatrice aretina Donella Mattesini assieme ad altri colleghi senatori, per chiedere un quadro chiaro e completo della situazione per conoscere quali saranno le scelte operative di Poste Italiane per il prossimo futuro. Da più parti, spiega Donella Mattesini, abbiamo ricevuto segnalazioni sul disservizio creato dalla consegna non più puntuale della corrispondenza, a volte con cadenza a giorni alterni, in altri casi invece ci viene segnalato, specialmente nelle realtà più periferiche, che la consegna avviene una volta ogni 5 o 10 giorni. Ciò accade in molti comuni italiani e anche nel territorio aretino. Oltre a presentare l'interrogazione in Senato, conclude Donella Mattesini, abbiamo chiesto ai sindaci di sostenerla. Ritardi nella consegna di servizi e disagi dovuti alle consegne a giorni alterni si registrano appunto anche nel territorio aretino. Ci sono dei ritardi nella consegna della posta? Beh, storicamente delle bollette. Arrivano anche scadute a volte, le è successo? Guardi, personalmente è capitato un mese fa che ho dovuto chiamare l'ente per l'elettricità chiedendo conferma che non fosse ancora, e loro sono molto tranquilli quando rispondono, dicono no, guardi, è tutto a posto, però poi effettivamente la bolletta arriva scaduta. Di bollette scadute sì, a volte capita, perché io poi abito verso Monte San Savino e il postino non sempre passa, perché so, perché io sono da poco, mi sono trasferita qui ad Arezzo, che ha delle scadenze precise, cioè una settimana viene due volte e una settimana tre, per cui sta posta non sappiamo mai quando arriva, e più delle volte poi ci arriva anche con pacchi e quant'altro la sera, per cui non sempre magari uno è in casa, e quindi è un po' a fortuna.